Ben ritrovati insieme per un nuovo TG Flash di Cronaca 4 di giovedì 24 maggio. Apriamo la nostra informazione con un incidente mortale che si è verificato a bordo della nave scuola Vespucci. Tutti i dettagli nel servizio. Un grave incidente a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci ha costato la vita a un marinaio mentre la nave si trovava in rotta dalla Spezia verso Civitavecchia. Un membro dell'equipaggio si è gravemente infortunato. L'uomo, prontamente soccorso dal personale medico di bordo, è deceduto durante il trasferimento in elicottero verso l'ospedale policlinico Agostino Gemelli di Roma. A morire nel tragico incidente Alessandro Nasta, sottocapo nocchiere di terza classe, un 29enne originario di Brindisi. Voltiamo pagina e parliamo del futuro del commercio alla Spezia. Il nostro Marco Ursano ne ha parlato con il nuovo presidente della Camera di Commercio Spezzina, Gianfranco Bianchi. Sentiamo una pillola dell'intervista che potete trovare integrale online su cronaca4.it. Domanda inevitabile, il centro commerciale delle terrazze. Il Comune della Spezia ha sempre sostenuto che si creerà un effetto virtuoso di traino anche per il commercio cittadino nel centro storico. Lei cosa ne pensa? Io ho già detto e ho scritto sulle colonne quando non era ancora presidente della Camera di Commercio, che mi occupavo solo di commercio, ho scritto che i conti li faremo a fine anno. Però ho scritto alcune mie impressioni. Le impressioni erano che avremmo assistito a una fase iniziale di avvio di svuotamento del centro città e ciò è avvenuto. Noi per un mese e mezzo, due mesi, il centro città si è pressoché svuotato. L'interesse della novità di questo grosso complesso con tutto quello che offriva, non tanto come galleria commerciale, che sono i prodotti che trovi anche al centro, ma soprattutto sull'area della ristorazione, sull'area della grande distribuzione, su Media World, su tutte queste realtà, ha fatto sì che la curiosità portasse sempre più fasce di persone, non solo giovani e non giovani, a frequentarlo. Fatto salvo poi all'inizio c'è stato anche il boom delle attività di ristorazione che mi dicono che sono ancora quelle che ancora reggono un pochino. Anche se nell'ultimo mese mi risulta che anche lì un po' di stasi, un po' di calo ci sia stato. Questa mattina il Comitato Spezzino Acqua Bene Comune ha consegnato al presidente della provincia della Spezia, Marino Fiasella, una petizione con cui si chiede il rispetto dell'esito referendario del giugno 2011 e il conseguente adeguamento delle tariffe idriche. Siamo qui davanti alla provincia come Comitato Spezzino Acqua Bene Comune sostanzialmente per due motivi fondamentali. Il primo per consegnare alla provincia l'atto idrico nella persona del presidente Fiasella, le 340 prime firme di adesione raccolte in provincia tra i cittadini utenti del servizio HMacque. Con queste adesioni i cittadini hanno deciso di autoridursi le bollette dell'acqua in applicazione del risultato referendario e quindi ridursi la bolletta Spezia vuol dire detrarsi circa il 26% dalla tariffa. Il secondo motivo per cui siamo qui è quello di sensibilizzare la cittadinanza a partecipare alla nostra iniziativa a Roma il 2 giugno a Piazza della Repubblica. Dopo il successo dei primi tre anni proseguono le attività di teatro Destinazione Scuola, un progetto promosso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia per avvicinare i giovani al magico mondo del teatro. Vediamo di cosa si tratta. Fino a mercoledì 30 maggio il liceo classico Costa, il liceo statale Mazzini, il liceo scientifico Pacinotti e l'istituto alberghiero Casini presenteranno al Teatro Civico della Spezia e al Cinema Teatro Don Bosco gli spettacoli teatrali realizzati nell'ambito del progetto Teatro Destinazione Scuola, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Avviato nel 2008, nei primi tre anni ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi. Ma nasce da un progetto di ormai tre anni e mezzo fa, perché era un progetto volto ad aiutare i ragazzi di tutte le scuole della provincia a avvicinarsi al teatro come spettatori più consapevoli. Noi abbiamo la fortuna di avere in provincia almeno due teatri, poi anche l'Impavidi a Sarzana, ci auguriamo che presto abbia una stagione regolare. Ecco, questi teatri hanno bisogno
di giovani che li frequentino, che abbiano conoscenza non solo dell'opera ma anche della magia del teatro. Ecco, di qui l'idea 3 anni fa di formare un gruppo di operatori che aiutassero gli insegnanti ad avvicinare meglio questi ragazzi. A partire da quest'ultimo anno scolastico ha avuto inizio una fase di sperimentazione dedicata alle scuole superiori. Bisogna anche qui a Spezia cercare di ricostruire un circolo virtuoso tra cultura e scuola, perché io dico sempre che la cultura non può permettersi di chiudersi nelle sue stanze, anche se sono bellissime stanze, ma deve incontrare la società, la cittadinanza e innanzitutto i giovani e quindi gli studenti. Al via da oggi il calendario di eventi di Vola La Spezia, tutti i particolari nel prossimo servizio. È iniziata oggi con la Golosona, mercatino di prodotti tipici alimentari in Piazza del Bastione, Vola La Spezia, un'iniziativa nata dal lavoro di squadra fra associazioni di categoria, Camera di Commercio e amministrazione comunale per la valorizzazione del commercio cittadino. Si tratta di un calendario fitto di oltre 70 tra eventi e manifestazioni realizzati dall'Istituzione per i Servizi Culturali che insieme a mercatini e iniziative commerciali accompagneranno la città nei fine settimana per i prossimi mesi fino all'estate. Tra gli altri appuntamenti da ricordare quello di sabato e domenica dalle 15:30 al Castello San Giorgio, dove sarà in programma Paleo Festival, un evento di archeologia sperimentale. Ed ora chiudiamo con lo sport. Di strappalacrime in casa Spezia, la società infatti non rinnova i contratti con Bianchi e Vannucchi, due dei protagonisti principali di un'annata contraddistinta dalle vittorie. Soddisfazione enorme per me, per la città, e sono convinto, anzi sono sicuro, visto il presidente che abbiamo, la società che abbiamo, che sarà una B diversa rispetto a quella che abbiamo fatto qualche anno fa. Saranno queste le ultime parole di Alberto Bianchi da giocatore dello Spezia, pronunciate lo scorso 6 maggio quando nel tripudio della festa promozione sperava di poter far parte della rosa della Serie B. Una speranza resa vana al termine dell'incontro decisivo di ieri, quando uno dei leader dell'ultima stagione, dopo aver parlato con la società, ha capito che avrebbe dovuto trovarsi un'altra sistemazione per il prossimo anno. Bianchi non rientra più nei piani dello Spezia, nello specifico nei piani di Mister Serena e del DS Ricci, che si sono confrontati nei giorni scorsi per stilare la lista delle priorità per il prossimo campionato. In ogni caso Alberto Bianchi resterà nella storia dello Spezia come l'unico giocatore ad aver conquistato 2 promozioni in B in 2 momenti diversi, dopo 96 presenze e 8 gol in maglia bianca. Ma se per il 31enne difensore di Sanremo la decisione era nell'aria, ha stupito per certi versi la mancata conferma di Igli Vannucchi, uno che con la sua classe e le sue giocate ha contribuito in maniera tangibile ai traguardi dello Spezia di quest'anno. Spero di poter avere la possibilità di rimanere. C'è una grande società dietro, un grande presidente, quindi potremmo farla tranquillamente a Serie A. Una scelta che ha lasciato perplessi molti tifosi che hanno ancora negli occhi la prestazione superlativa di Trieste, il gol della promozione nella sfida con il Latina e le serpentine ubriacanti che hanno portato al successo in rimonta della Supercoppa di Lega Pro contro la Ternana. Il nuovo Spezia farà a meno di loro, ma nel calcio si sa, i sentimentalismi lasciano il tempo che trovano di fronte alla programmazione di un futuro ambizioso. In quest'ottica il direttore sportivo Ricci ha le idee chiare e gli obiettivi sono già stati fissati da tempo per allestire un organico in grado di ben figurare anche nella serie cadetta. È veramente tutto per il TG Flash di oggi. Vi ricordo che queste altre notizie potete trovarle sul nostro sito www.cronaca4.it, compreso il quotidiano in formato PDF. Appuntamento rinnovato a domani.